Renzi, perché non vai a raccontare del tuo appartamento in Via Nazionale al 196 a Roma? Oggi siamo il 3 di aprile 2020, eh? Perché non racconti di quell'appartamento al terzo piano di Via Nazionale 196 a Roma? A 4.000 euro al mese? Chi ti dava i 4.000 euro al mese? E soprattutto, perché non racconti di quando la scorta entrava dentro il portone con qualche zoccola, con qualche puttana straniera e di corsa entravano dentro l'ascensore e ti portava alle maiale al terzo piano? Perché non vai a raccontare questo? Guarda che l'appartamento so tutto. Perché forse non ti sei reso conto che lì dentro ci si abitavano dei miei amici, che mi hanno mandato tutto, immagini, fotografie, video, mi hanno mandato anche delle loro così iniziative. Come mai non racconti di questo? Perché non racconti a quella cornuta di tua moglie di questa storiella dell'appartamento di Roma? Mi sembra che lì dentro ci stava anche Bonifazi, vero? Mi sembra ci stava Bonifazi. Ma racconta soprattutto di quei 4.000 euro. 4.000 euro d'affitto. Da dove arrivavano fuori questi 4.000 euro? Pagavi te? Credo che tu pagavi te, vero? Non è che per caso era la stessa storia dell'appartamento di via Alfani 8 in Firenze, dove lì pagava tutto a Rai, anche lì ci portavi le troie. No, lì non ci portavi le troie, lì ci portavi la Boschi, giusto? Perché non vai a raccontare anche questo alla moglie? Tu ti ergi a puritano, ti incazzi perché filmano i tuoi figli che giocano a pallavolo. Ma come? Ci sono dei decreti dove dicono che deve stare tutti in casa e tu fai assembramento? E poi cos'è questa storia della scorta? La scorta, ma ancora c'hai la scorta? Ma ancora c'hai la scorta? C'hai la scorta ancora? Bravo, vai a raccontare di questo appartamento in via Nazionale, vai, perché non mi vai a denunciare? Gli zitto, non dici niente? Signori, pagava 4.000 euro, chi per lui o lui non si sa, però questo appartamento, la scorta ti portava le puttane dentro, è vero o non è vero? È vero o non è vero, eh? Fammi a denunciare, vai! Vediamo se con me fai il furbo, vai!